I cani sono un po' il leitmotiv della tua vita, perché a un certo punto tu, per una questione di cani, fai una gaffe memorabile, molto meglio delle mie a cui sono abituata. Certo, e c'era questa signora che faceva la toilette al mio cane e si chiamava Mina. Mina. E un giorno aveva preso il mio cane per lavarlo, io ho fatto tardi col traffico di Roma e quindi mi squilla il telefono e dall'altro capo sento una voce e mi dice: "Ciao Stefano, sono Mina". Io ho risposto: "Guarda, 10 minuti e sono lì, scusa per il ritardo, vengo a riprendere Birillo". Mentre lei mi ha detto: "Ma guarda Stefano, io sono Mina Mazzini, la cantante, e ho scelto un tuo brano per mettere sul mio album Bula Bula". Mina, Toto Cotugno, Amedeo Minghi, grandi incontri, grande successo anche tu. Hai qualche rimpianto? Penso che ho fatto quello che mi è piaciuto fare nella vita, anche gli errori fanno parte del nostro percorso. Questa è una cosa bellissima. Buona fortuna, Stefano. Grazie. Grazie, il palco è tuo. Ciao, Grazie a te, Marco. grazie. Mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduto qui e non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto come l'altra volta. Facciamo pace a letto e non dentro la testa. Chiunque ci sentisse questa discussione, Gigi D'Alessio si gira. direbbe: "Lei è cretina, ma lui che gran Ma è coglione. bloccato. Cosa c'è da dire e cosa c'è da fare? Siamo due cuori affetti dallo stesso male. Non c'è niente da dire, niente più da fare. Portati via le tue valigie, il tuo sedere tondo e i tuoi caffè. Portati via i fiori finti, la tua faccia e la tua gelosia, vai via, portati lontano da me, portati via tutto questo amore che non è mai amore, portati via. Tutto questo amore che non è mai amore. E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduto qui che non ho fretta. Bravissima! Guarda, veramente. No, dire bravo è scontato. Come ti chiami? Mi chiamo Stefano Borgia. Scusate, Stefano. Stefano. Sì, ti conoscono. Sono amici. È bello vederti. Sono parenti allora. Amici d'infanzia. Eravamo ragazzini insieme. Grazie. No, forte. Ti presento gli altri, vieni. Molto volentieri. Non li devi Maestro buttare, carissimo, noi, Clementino, piacere. Tutto piacere. Grande. Stefano Borgia. Mi hanno bloccato. Tutto piacere. Questi cattivi mi hanno bloccato. Ti abbiamo bloccato perché l'avresti scelto sicuramente. Certo. Chi ti ha bloccato? L'ho bloccato. Lui è fortissimo. Molto lieta, ciao. Hai capito? Grazie. Fortissimo. Grazie. Bravo, che Stefano. Abbiamo passato degli anni insieme, caro Stefano. Tanti, tanti anni. Tanti, sì, siamo stati insieme tantissimo tempo. Sì. Va bene, allora Stefano, accomodati lì. Perfetto, allora. Parlaci un po' di te. Esatto. Che hai fatto ultimamente?
Niente, scrivo canzoni come questa qui, per esempio, che ho cantato questa sera. È un brano bellissima, che ho scritto per Mina, è uscito nel 2005. Meraviglioso. Poi ho avuto tante collaborazioni, Angela e Angelo. Hai scritto anche sanno. Per noi tu. Ho scritto Le mamme per Toto Cutugno anche, sì. E ho scritto per voi una canzone che si intitolava Cara Susanna. Ma ho scritto anche per voi. Grazie Stefano. Che meraviglia, Stefano! Ce ne fai sentire un pezzettino? Delle mamme? Delle mamme. Sì, molto volentieri, come no? Le mamme guardano nel cielo un aeroplano e quei treni sulla ferrovia. Parlano e sognano d'un figlio che è lontano davanti a una fotografia. Le mamme piangono e si asciugano gli occhiali e questi anni se ne vanno via. Tu pensi a quando ti tenevano per mano, sembra ieri, che malinconia. Le mamme sognano, le mamme invecchiano, le mamme si amano, ma loro ti amano di più. Le mamme sognano, le mamme invecchiano. Clementina è proprio tenerone. Le mamme si amano, ma loro ti amano di più. Bravo! Bravo! Grazie! Bravo Stefano, sei bravo, grande. Bravo! Come sempre sei un grande, come sempre. Grazie! Grazie, grazie mille. Sei fantastico! Devi venire con noi, devi venire dopo con noi! Dopo questa grande cattiveria che mi hanno fatto, che tu sai che questa è una grande cattiveria. Abbiamo usato un blocco. E adesso spaccherò tutti i CD dei ricchi e poveri. No, vabbè, lo dividi, metti i ricchi di qua e i poveri di là. Vabbè, io Stefano ci provo, anche se la vedo molto difficile. Sei un grandissimo cantautore, mi piacerebbe collaborare con te, ecco, qui a The Voice, quindi vota Clementino. Questa è l'unica cosa che ti posso dire. Se invece collabori con noi, cantiamo con insieme. Allora, nel 1985 ho partecipato al mio primo Festival di Sanremo, sì, e vinsero i ricchi e poveri. Poi sono tornato nell'89 e arrivai al secondo posto e quell'anno facemmo un tour meraviglioso, perché Sanremo girò tutto il mondo, facemmo Sanremo in the World, sì. E anche quell'anno c'erano con me i ricchi e poveri, no? Siamo a The Voice e scelgo la squadra dei ricchi e poveri.